ma sapevamo che sarebbe stata una competizione elettorale abbastanza equilibrata. Ovviamente ci si candida e ci si propone per vincere, quindi il risultato sicuramente mi soddisfa. Abbiamo anche lavorato molto in questi mesi con col gruppo, che è un gruppo di ragazzi che quasi tutti hanno la prima esperienza, però si è capito, ecco, fin dall'inizio che potevano essere ragazzi davvero interessati a questa che poteva essere la loro prima esperienza amministrativa, e dicevo, questo lavoro probabilmente ha premiato, ce ne siamo già resi conto durante le due serate che abbiamo fatto a Veto e a Moisi, che il clima ci sembrava abbastanza favorevole. Questi ragazzi hanno esposto le loro aspettative, i loro programmi, le loro ambizioni nel caso fossero stati eletti, e questo risultato è soprattutto per loro. Posso dire in questo momento che stasera festeggeremo tutti insieme, poi da domani cominceremo a lavorare. Sappiamo che ci aspetta parecchio lavoro, probabilmente dovremo capire bene qui in comune come è la situazione, perché ovviamente anch'io, vabbè, sono al quinto mandato, però sono 5 anni che sono assente dal comune, quindi vedremo un po' quello che si trova. E poi l'altro, che è uno degli obiettivi dichiarati anche nel nostro programma, quello di lavorare insieme agli altri sindaci. Crediamo che la Valmalenco abbia bisogno di ritrovare un po' di compattezza e un po' di serenità nel suo operare a livello amministrativo. Ragazzi, eh? Sono sindaco? Bravo Marco. Buongiorno, bravi a voi. Buongiorno. Ciao Luciano. Segue il favore. Deve essere prima.